Diplomatici, rappresentanti del governo, signore e signori, benvenuti a Firenze e benvenuti a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento per questa conferenza internazionale Unity in Diversity. In particolare un benvenuto a tutti i sindaci e i loro delegati in rappresentanza delle città coinvolte per questa seconda edizione. Questa seconda edizione della conferenza coincide con la commemorazione del 50° anniversario dell'alluvione che devastò Firenze il 4 novembre 1966 con 35 morti, migliaia di sfollati e danni ingenti sulle abitazioni, sulle infrastrutture e sul patrimonio culturale. Ancora oggi portiamo i segni di quell'alluvione. Tutto il mondo vide quel disastro, tutto il mondo ne parlò per giorni e per gli anni a seguire. Da quel tragico evento, Firenze ha sviluppato una capacità ad essere resiliente, quasi come una qualità innata. Una capacità naturale della sua comunità, che attraverso gli anni però si è evoluta sempre più in azioni strutturate, pianificate e in politiche finalizzate alla conservazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale. Una forma di conservazione che considera l'arte e la cultura e le politiche ad essa collegate come uno strumento per la crescita sociale ed economica della città, un mezzo per la stabilità e quindi, in ultima analisi, una strategia di pace. In un'epoca in cui, oltre ai disastri naturali, la devastazione è data da conflitti e azioni generate dall'uomo per lo sfruttamento delle risorse energetiche e naturali. Le minacce che il nostro patrimonio culturale, quindi che la nostra identità della comunità, subiscono oggi sono di diversa natura, dal cambiamento climatico ai disastri causati dall'uomo, alle guerre e infine al terrorismo. Come molte città che oggi qui voi rappresentate, cari amici, anche Firenze ha subito purtroppo molte di queste minacce. Dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale all'alluvione appunto del 1966 fino agli attentati terroristici di stampo mafioso del 1993. Eppure ogni volta la nostra città ha reagito, rimettendosi in piedi grazie alla generosità di molti che sono accorsi da tutto il mondo per aiutarci, ma anche grazie al proprio retroterra culturale e alla sua innata capacità di essere resiliente, di reagire. La resilienza però non può solo essere una qualità naturale affidata alla capacità di una comunità. La resilienza ha bisogno di strumenti, metodi e regole per essere una strategia di governo efficace. Firenze oggi, solo nell'area UNESCO, significa 35 piazze monumentali, 42 musei, 30 università internazionali. Qui si accolgono ogni anno 15 milioni di visitatori da tutto il mondo. Per preservare nel tempo l'integrità, l'autenticità di questo valore riconosciuto universalmente, che ha condotto alla qualifica di patrimonio mondiale dell'umanità, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, le politiche di integrazione sociale integrate sul rispetto e il dialogo interculturale sono le fondamenta di un'azione a protezione di una città accogliente e vivibile per tutti. Come si rapporta la nostra città a queste sfide? In relazione ai disastri naturali, abbiamo sviluppato un sistema integrato di coordinamento fra il Comune e la Protezione Civile, che a seconda di diversi livelli di allerta, anche affidandosi alle nuove tecnologie di comunicazione, permette la diffusione delle informazioni alle popolazioni in tempi rapidi e l'azione coordinata dei soccorsi. Inoltre, abbiamo approvato un piano di gestione nella prevenzione del rischio in caso di alluvione. Il piano ha diversi obiettivi che vanno dalla limitazione dei danni alle strutture, a partire da quelle strategiche come ospedali, scuole, strutture sanitarie, alla formazione delle popolazioni affinché abbiano
la piena consapevolezza dei rischi e degli effetti di una catastrofe naturale come l'alluvione, fino alla protezione speciale di aree protette. Oltre al piano di gestione della prevenzione del rischio idrogeologico, abbiamo un piano di gestione del rischio insieme alla protezione civile riguardante la prevenzione dei danni per i nostri musei. Proprio per sancire il principio che la protezione dei beni culturali in casi di catastrofi naturali deve essere trattata e regolata come materia di protezione civile in caso di calamità. La dislocazione delle opere d'arte avviene secondo rigorosi criteri di prevenzione dal rischio idrogeologico. Il personale dei nostri musei, quello dell'amministrazione, devono essere formati e istruiti e infine coordinati dalle forze della protezione civile secondo i diversi livelli di allerta. Oltre alla formazione del personale, diverse regole sono state introdotte, ad esempio, anche sul posizionamento delle opere, come ho già detto, in base ai livelli di sicurezza. Ma a Firenze non abbiamo lavorato solo sulla prevenzione. L'istituzione cittadina ormai nazionale più antica in materia di restauro, l'opificio delle pietre dure, è diventata dopo l'alluvione del 1966 un'eccellenza nazionale e internazionale, universalmente riconosciuta nell'arte del restauro condotto secondo le competenze e le tecnologie più avanzate. L'opificio collabora anche al progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'UNESCO dei caschi blu della cultura introdotto pochi mesi fa. Grazie a questo e a straordinarie risorse in materia di tecnologia e competenze, Firenze si candida a diventare un vero e proprio hub internazionale del restauro, che noi abbiamo denominato l'ospedale dei beni culturali. Ma essere preparati, cari amici, oggi significa anche prevenire un altro tipo di minaccia, che sembra comprendere appieno l'importanza del patrimonio culturale per l'identità di una comunità, la minaccia terroristica. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, proprio qui nel Salone dei Cinquecento. Quando la mafia ha attaccato gli Uffizi nel 1993, ha attaccato il cuore dell'umanesimo, della nostra civiltà, distruggendo 5 vite. Abbiamo imparato nel modo più duro da allora quanto la strategia terroristica sia profondamente consapevole dell'importanza simbolica e materiale del patrimonio culturale. Così è avvenuto a Palmira, per mano dei terroristi di Daesh e in molti altri siti a livello internazionale. Tra di voi è qui presente il sindaco di Tunisi. Personalmente sono stato in questa splendida città e ho visitato il Museo del Bardo, un altro simbolo di cultura colpito dal terrorismo con le stesse finalità. Oggi a Firenze persone, musei, piazze, monumenti sono protetti da un piano di antiterrorismo che vede diverse forze, unità di forze dei carabinieri, dell'esercito, della polizia dispiegate per proteggere obiettivi sensibili. Questo è ciò in cui consiste la resilienza della nostra città. Questo è ciò che Firenze ha imparato curando le cicatrici dell'acqua, degli eventi atmosferici, degli attacchi terroristici, capitalizzando le sue debolezze e rendendole forti grazie alla conoscenza e all'azione. La nostra storia è anche la storia di molte delle città che sono qui presenti, la storia di città che hanno ancora su di sé i segni dei disastri naturali e dei disastri provocati dall'uomo, ma che hanno saputo fare di queste esperienze una grande strumento di reazione e anche di costruzione, di solidarietà e di sviluppo. Ma c'è anche un altro livello che va oltre la forza delle armi e delle tecnologie e che senza dubbio viene prima di ogni altro strumento o strategie. È il patrimonio culturale e politico che una comunità sviluppa nel corso della sua storia, alla base della capacità di governo. Oggi più che mai ci troviamo a dover fronteggiare nuove minacce e sarebbe frutto di una mente ristretta e di una visione limitata non dare importanza alla battaglia culturale che stiamo combattendo tutti noi nel mondo. Non fraintendetemi, quella che viviamo non è una guerra tra Occidente e Oriente,
tra cultura islamica e cristiana. No, questa è una guerra tra l'oscurantismo e la democrazia, tra i diritti umani e le atrocità. E questo travalica ogni cultura, ogni religione, ogni substrato culturale. Per queste ragioni il patrimonio culturale deve essere considerato e protetto in entrambi i suoi aspetti, sia materiali che immateriali, perché come tutti noi sappiamo è proprio tramite la distruzione dei simboli che i nostri nemici mirano a distruggere le nostre identità, i valori umani della solidarietà, le libertà e i diritti civili, per non parlare dei nostri assetti economici. La strategia del terrorismo mira a metterci gli uni contro gli altri, creando sospetto e paura tra le comunità, generando incertezza. Dal mio punto di vista, dalla esperienza di sindaco, la prima e più importante strategia deve essere non solo politica ma anche sociale, perché è la socialità e attraverso di essa la cultura che ci impegna, come pure la politica. Sin dal 1975, quando l'Europa era ancora povera e divisa, il sindaco Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, ha aperto la nostra città ai dialoghi mediterranei, rendendo Firenze la città del dialogo interculturale, la città dove vengono costruiti ponti e non muri. È proprio da questa considerazione che abbiamo sentito la necessità di far vivere questa eredità politica inserendola nelle sfide contemporanee della società moderna. Credo fermamente nella diplomazia delle città e questo perché le città, come voi oggi qui dimostrate, sono in prima linea nel fronteggiare l'impatto delle crisi sulle comunità, ma le città sono anche i luoghi dove si trovano le soluzioni. Così, d'altra parte, questa abilità rende il dialogo tra le città più efficiente e immediato. Mentre il dialogo e la gestione di queste situazioni a un livello nazionale e internazionale sono molto più complessi. Su queste basi, lo scorso anno abbiamo lanciato il summit dei sindaci del mondo, Unity in Diversity. 60 città da tutto il mondo unite per creare un network che supporti e crei progetti specifici con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio culturale in aree di crisi. Il patrimonio e le relative politiche di salvaguardia sono il requisito fondamentale di ogni società sana e rappresentano una reale risorsa e un importante investimento per l'economia di molte città. Una risorsa economica sana, dato che è strettamente collegata alla crescita sociale e delle comunità. È dunque innegabile, cari amici rappresentanti delle città, che il patrimonio culturale insieme all'educazione giochino un ruolo fondamentale nella mediazione e prevenzione dei conflitti, ristabilendo la connessione tra la cultura e la crescita sociale ed economica, la stabilità e quindi la pace. E l'educazione è anche a fondamento della costruzione di città resilienti, perché la resilienza parte dalla consapevolezza di tutte le comunità dei rischi a cui vanno incontro ogni giorno le nostre città. L'anno scorso abbiamo firmato qui la Carta di Firenze, carta sottoscritta da 60 delegazioni come piattaforma di indirizzi e azioni rivolte alla tutela del patrimonio culturale dalla guerra e dal terrorismo. Siamo stati particolarmente contenti quando in gennaio la direttrice generale dell'UNESCO, Irina Bokova, ci ha ricevuto e ha deciso di accogliere la Carta di Firenze come strumento ufficiale di lavoro per l'organizzazione. Come comunicato formalmente anche dal direttore generale dei beni culturali, Bandarin. Dalla Carta è derivato il piano programmatico per la cooperazione del Comune di Firenze, e grazie alla Carta sono stati lanciati due progetti pilota approvati durante il summit dei sindaci dell'anno scorso. Il primo riguarda un patto di cooperazione con la città di Tunisi e le sue istituzioni culturali. Il secondo riguarda la ricostruzione di un centro culturale a Kobane, dove si terranno attività di restauro e tecnologie innovative. In questi giorni, cari amici, parleremo delle catastrofi naturali e in particolare delle alluvioni che colpiscono ogni anno centinaia di città.
È un fenomeno sempre più frequente, che discende anche dal problema del cambiamento climatico trattato da ultimo a Parigi durante la conferenza del COP21, dove anche in quella occasione hanno partecipato centinaia di sindaci da tutto il mondo. È un fenomeno che devasta territori e città, colpisce popolazioni spesso impreparate. Da Teresopolis in Brasile, a Toowoomba e Brisbane in Australia, New Orleans negli Stati Uniti, a Batticaloa e Ampara in Sri Lanka, a Dresda in Germania e in molte altre città. In ognuna di queste assistiamo al devastamento dell'acqua e del fango. In ogni angolo del mondo tutto questo avviene, ogni giorno. E altrettante numerosi sono state le alluvioni e le inondazioni in Italia e nella nostra regione, la Toscana, negli ultimi anni. Ogni città resta segnata per sempre da queste catastrofi. Anche quest'anno proponiamo a tutte le città qui presenti di sottoscrivere, a conclusione dei nostri lavori, un manifesto sulla resilienza e sulla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico. Si tratta di una piattaforma che si collega alla Carta di Firenze del 2016 e che impegna le città ad azioni mirate. Tra questi impegni si parla di strategie graduali e piani integrati per la tutela delle città dal rischio idraulico e idrogeologico. Avrete la possibilità di vedere e discutere questa carta. Si parla di rilevazioni e mappature delle nostre città, dei corsi d'acqua e degli edifici del patrimonio storico. Si parla di sistemi di monitoraggio e di gestione corretta delle informazioni, di valutazioni economiche e di gestioni finanziarie del rischio idraulico e idrogeologico. Si parla anche di modelli e elaborazione di scenari del rischio, di metodologie sperimentali, di azioni di rafforzamento e di ampliamento della collaborazione e di programmi condivisi, di attività mirate a promuovere il confronto tra di noi su diverse esperienze, pratiche, sperimentazioni, politiche e strumenti operativi. Insomma, una carta fatta non solo di intenti generali, ma di azioni molto concrete. Questo incontro di Firenze, cari amici, cade peraltro in un momento difficilissimo per il nostro Paese, colpito da un'altra catastrofe naturale tremenda come il terremoto. Vorrei che tutti noi oggi inviassimo da qui un messaggio di vicinanza e solidarietà alle decine di sindaci e popolazioni colpite dal terremoto in questi giorni e in queste settimane nel centro d'Italia. Siamo vicini a loro e anche da qui, da Firenze, abbiamo inviato aiuti, soccorsi, i nostri funzionari per supportare in tutti i modi queste città. Dopo i morti del 24 agosto di Amatrice, di Arquata, di Accumoli, che sono alcune delle città colpite, il terremoto è tornato impietoso domenica e procede ancora in queste ore. Il nostro pensiero va alle migliaia di sfollati nelle regioni dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, che desiderano solo di poter far ritorno il prima possibile a casa propria. E siamo vicini al governo italiano, che è impegnato al massimo per supportare queste popolazioni. La Basilica di San Benedetto a Norcia, distrutta dal terremoto di domenica, è il simbolo della fragilità delle nostre città e del nostro patrimonio culturale. Sta a noi difenderlo con tutti gli strumenti possibili. Nella Convenzione del 1972 sul patrimonio culturale dell'UNESCO si afferma all'inizio: noi viviamo in un periodo storico in cui il patrimonio culturale è sempre più in pericolo. A distanza di 35 anni quella affermazione è ancora quanto mai attuale. Il patrimonio culturale è sempre più in pericolo. Dunque è dovere dell'intera umanità fortificare lo spirito di cooperazione tra i Paesi per riuscire a rispondere a queste difficili sfide, perché solo la cooperazione tra le città nel mondo, solo la collaborazione tra i governi locali e quelli nazionali e internazionali, solo la determinazione dei sindaci, solo la consapevolezza delle nostre popolazioni, solo l'uso pacifico
lungimirante del progresso tecnologico e delle risorse economiche possono consentire un cambiamento di rotta nel mondo con cui proteggiamo, nel modo con cui proteggiamo i nostri beni culturali. Sta a noi, cari amici, raccogliere la scommessa adesso, perché non abbiamo tempo da perdere e non possiamo consentire che si possano ripetere disastri naturali, soprattutto se prevedibili, senza avere imparato la lezione del passato. È con questo messaggio che ho l'onore, cari amici, di aprire i lavori della seconda edizione di Unity in Diversity. Grazie, benvenuti a Firenze e buon lavoro a tutti voi.